Eccoci qua, nuova puntata musicale, nuovo approfondimento, sempre a cura di Fabio Alberti dagli studi di Radio Budrio. Ciao Fabio. Ciao, bentrovati, e anche questa volta si parla di musica. Oggi devo dire una puntata varia tra la classifica e anche quello che tratteremo. È tornato un gruppo che è tra i più importanti, diciamo, dei gruppi venuti fuori degli anni 90, e vi spiegherò anche un po' il mio punto di vista su di loro, che mi stanno molto simpatici. Sono un gruppo che, diciamo, è ritornato, diciamo, sui propri passi, e un pochettino con questo disco, che è un disco nuovo, però si autocelebra molto, ma dopo vi spiego un po' meglio, anche perché non è un'autocelebrazione nascosta, non è celata, è abbastanza evidente anche dal tour che faranno, ma dopo Senti Fabio, vi... in questa puntata accenniamo qualcosa di Sanremo o ce lo teniamo ancora in caldo? Ah, beh, oh, tutti, cioè, tutti stanno parlando di Sanremo, Appunto. quindi io sinceramente non ne parlerei, nel senso Ah, che benissimo. tanto, No, pensavo parlando... stessi dicendo, tutti ne parlano, ne parliamo anche noi. No, io non ne parlerei proprio, No, vabbè. io volevo sottolineare quello che ha detto Enrica in puntata la settimana scorsa, quando ha Sì. fatto riferimento agli Angelus di Amadeus. Per me è perfetto, perché annunci dopo annunci e anche tutto quello che viene rivelato, noi adesso cosa potremmo aggiungere, visto che in realtà sono tutti annunci su cose che ci saranno, quindi non è che noi possiamo commentare. Cioè, a me interesserà ascoltare soprattutto le canzoni. Ti anticipo che non mi beccherò tutta la trasmissione. Cercherò soprattutto di concentrarmi sulla musica, perché tutto il resto non è che mi interessi tantissimo. E quindi, insomma, e soprattutto Beh, è anche nel giusto da quinto tempo, parte tua, insomma, concentrarsi sulla del musica, tempo anche perché Sanremo è estivo, tutto del un posto, cosa calderone. faremo? Faremo il bilancio del festival, ma soprattutto guarderemo avanti, perché lì parte la macchina dei concerti e tutto il resto, quindi Sì, insomma no, quello... dicevo, è giusto che tu ti concentri solo sulla musica, anche perché, insomma, alla fine dei conti, Sanremo è tutto un calderone, cioè TV, gossip. Musica, insomma, ormai è diventato tutto un minestrone che alla fine, No, quasi c'è un quasi la musica prezzo, si cioè, va a se tu perdere, no? senti, io ho sentito un promo proprio della radio ufficiale, Radio 2, no? Che, cioè, già il promo è stressante, perché ha detto: noi siamo l'unica vera radio, tipo, l'hanno sottolineato, che sono, è vero, loro sono la radio ufficiale, però il fatto che te l'abbiano fatto in un promo, ripetendo più volte: siamo l'unica vera radio ufficiale di Sanremo, no? C'è già, come dire, che stress, come dire, Vabbè, de vedi che... gustibus. Cioè, rimane in memoria, te lo ripetono 50 volte, se no, vabbè, ok. Niente, no, andiamo avanti con la trasmissione. Avevi detto che cosa c'era adesso? Beh, allora, la parola chiave, perché le altre settimane ho cominciato col nome di una città, la parola chiave di oggi è Revival, e da Revival passiamo alla classifica e dopo vi spiego il perché. Perché Revival? Allora, intanto facciamo i complimenti ai Subsonica, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che sono quinti negli album ed è un ottimo risultato con i tempi che corrono, e quindi complimenti a loro. Complimenti anche a Biagio Antonacci, che è ritornato con un nuovo album che si chiama L'Inizio, un Biagio orecchiabile, brillante. Diciamo che non ha, è da un po' che non ha quella profondità che aveva anni fa, no? Cioè è un Biagio molto rilassato. Poi ci sono anche dei pezzi riflessivi, c'è anche una collaborazione con un cantautore delle nuove generazioni che si chiama Giorgio Poi, che lui ha conosciuto a Bologna, tra l'altro, no? Che lui comunque si sa, no? Che vive tra Bologna e un paese dove vivono tutti, che è un paese, Bertinoro. Bertinoro vive, Biagio Antonacci vive, Jovanotti, non si sa il perché, ma Bertinoro è diventato la nuova sede della musica italiana. E poi abbiamo la conferma, ovviamente, di Sfera Ebbasta secondo, Simba la Rue, e poi questa invasione, direi annunciata, dei Club Dogo, che si sono riformati, faranno il tour, faranno San Siro, ed è un'autocelebrazione per loro, perché in realtà, insomma, tutto quello che sta succedendo nel rap negli ultimi anni, nel bene e nel male,
Diciamo che è un po' colpa loro, nel senso che i Club Dogo hanno creato questo immaginario di strada, che però è un immaginario molto, come posso dire, un rapper della vecchia scuola che si chiama Inoki, un po' per farsi pubblicità forse, però ha fatto un dissing nei loro confronti, no? Il dissing è quando tu accusi qualcuno di qualcosa, e li ha accusati di dite di essere di strada, dite di essere per la gente, ma poi no, non fate riferimenti sociali, diciamo, nella vostra musica. Ed è un po', diciamo, la caratteristica loro e la caratteristica del rap degli ultimi anni, che è un po' svuotato dei contenuti, oltre ai soliti cliché. Qua, a parte Marrakesh, che compare in un brano molto bello che si chiama Nato per questo, che forse è l'unico di quella scena che è riuscito ad andare oltre e anche a esprimere nella sua musica cose molto intime, no? Per il resto, quello dei Club Dogo è un revival, ecco, siamo tornati al revival perché hanno ripreso un po' quello che facevano prima, l'hanno ripreso pari pari, ed è una cosa che da un lato è bello perché loro hanno celebrato quello che l'importanza che hanno avuto e che hanno, perché in questo momento tutta la giovane scena, diciamo, no? E i vari Shiva, Simbalarue e tutti quelli lì vedono i Club Dogo come dei maestri, no? Come dei fari, ma nello stesso tempo, quando tu, ed è lo stesso esempio che ti farò tra poco, quando tu trovi una persona che la conoscevi a 20 anni, no? La rincontri a 50 anni e a 50 anni trovi che fa gli stessi discorsi che faceva a 20 e lo trovi completamente identico, no? Ecco, la domanda che faccio a te, secondo te è positiva questa cosa? È la domanda che mi faccio, no? E quindi questa è un po', diciamo, la riflessione che mi porta anche a parlare dei Green Day e del loro nuovo album appena uscito, album attesissimo, Sì, che si chiama una cosa Saviors. volevo Quindi, chiederti inerente alla classifica, Fabio, perché è quello che mi incuriosisce maggiormente, no? Spesso e Scusami volentieri. se non ti ho sentito, mi era mancato l'audio, Ah, eh. ok. No, volevo chiederti, prima di passare agli ospiti, insomma, all'approfondimento musicale vero e proprio di questa puntata, nella classifica spesso e volentieri, no? Vediamo sempre un'uscita di un album e poi quasi un plebiscito, no? Dello stesso artista. Ma perché ne imbrocca, passami il termine, più canzoni una migliore dell'altra, o è proprio sta diventando un trend? No, è il metodo che secondo me è sbagliato della FIMI, che anziché considerare, perché adesso con la rete non esistendo più i singoli ufficiali, quindi esce tutto, viene conteggiata ogni canzone, quindi viene conteggiato sia l'album nella classifica degli album e ogni singola canzone che compone l'album. E ovviamente cosa succede? Quando un album è il più ascoltato, è ovvio che anche le singole tracce sono le più ascoltate. E quindi anche per me è un po' una stupidaggine, no? Quindi praticamente qualsiasi, cioè ogni cantante che esce con un nuovo album, se già ascoltato, ci ritroveremo con la classifica praticamente con tutte le canzoni, no? Ecco perché io integro magari con un consiglio con ad esempio i pezzi più programmati in radio. Questa settimana, ad esempio, c'è Paul Russell con Lil Boo Thing, che è un pezzo molto anni 70 di ispirazione. Poi c'è la conferma di Dua Lipa, più o meno. In radio in questo momento siamo abbastanza statici. E poi la settimana scorsa vi ho parlato anche di Paolo Benvenu, È inutile parlare d'amore, il titolo abbastanza così riflessivo, provocatorio di questo cantautore che comunque, se lo volete scoprire, secondo me questo è un album adatto, perché è anche un album più, l'album forse più accessibile che ha fatto. Togliamo adesso la parentesi della classifica e visto che si parlava di celebrazioni e di ritorni attesi, con delle cifre spropositate, parliamo dei Green Day, signori. Green Day dagli Stati Uniti. I Green Day, diciamo che oltre a uscire con l'album nuovo, hanno due anniversari importanti. Infatti, nel 94, e quindi 30 anni fa, usciva Dookie, quell'album che ha cambiato loro la vita. Eravamo nel pieno della generazione MTV, quindi in quel periodo loro vennero presi dopo due album da indipendenti, vengono presi su da una major, vengono lanciati con il video di Basket Case, con un album che ha fatto sfracelli a livello di vendite e sono diventati un fenomeno. Quindi nel 94
usciva Dookie e quindi loro festeggiano il trentennale da quel disco. Dopodiché cosa è successo? Hanno fatto un po' di dischi belli perché comunque loro sono un gruppo, li ho sempre considerati pop punk perché poi se noi vogliamo andare a cercare le radici del punk, la cultura punk, quello che è stato, loro sono arrivati in un momento storico in cui diciamo la parte commerciale, quindi in quel caso è stata MTV molto importante per loro, no? Però diciamo che stavano già cambiando le cose, cioè quelle cose delle quali noi oggi magari ci lamentiamo, ne parliamo, i semi di quella roba lì un pochettino cominciavano lì, perché i Green Day erano una versione, diciamo, edulcorata e anche un po' banalizzata, se vogliamo, di quello che era stato il punk e di quello che è in tutte le sue varie ramificazioni. E loro sono stati un fenomeno e soprattutto, e li passiamo dal trentennale al ventennale, l'album che si chiama American Idiot del 2004, un album che per loro è stato un salto di qualità perché era una specie di opera rock in cui non c'era solamente la ballata e il pezzo punk tirato, ma era un album, un concept, no? Che se la prendeva soprattutto con la politica americana. Era un salto di qualità perché sembravano capaci di poter fare qualcosa che andasse oltre al pezzo breve. Infatti, American Idiot è un'opera riuscita, come anche quella successiva che era 21st Century Breakdown, in cui appunto sembrava che si trasformassero in un gruppo in grado di fare delle vere opere rock, cioè avevano questa evoluzione, no? Questa cosa qua si è interrotta per vari motivi, un po' perché loro hanno avuto dei problemi interni, un po' perché Billie Joe Armstrong è impazzito, ha avuto dei problemi vari, insomma. Dopo quel periodo lì è come se i Green Day fossero, tra virgolette, retrocessi, no? Fecero tre mini album, uno, Do Stress, che non fecero neanche promozione perché Billie Joe Armstrong era ricoverato da qualche parte a riprendersi, no? E da quel momento lì hanno faticato, secondo me, ad avere una credibilità, nonostante il loro pubblico ce l'abbiano ancora e infatti già i loro concerti, ci sono già le date del tour, quella italiana, insomma, sono una macchina da guerra nei live, no? Sono comunque, da quel punto di vista lì, una garanzia. Però l'impressione è che da quel momento lì abbiano inseguito una gioventù, diciamo, siano ritornati giovani, no? Senza più esserlo in realtà, e quindi i dischi Ahimè, dopo hanno. lo vorremmo tutti tornare giovani senza esserlo, no? E lì andiamo al famoso discorso che ti dicevo prima: ti è mai capitato di rincontrare dopo 30 anni una persona e di dire, cacchio, ma non è cambiato per niente? Era così a 20 anni ed è così a 50, come dire, no? E di solito lo si dice non in senso positivo, no? Nel senso, dici. E Sì, con un allora. pelino d'invidia. Esatto. E allora, probabilmente loro consapevoli del fatto che si stavano avvicinando questi due anniversari importanti, quello di Dookie del 94, quello di American Idiot del 2004, cosa hanno fatto? Hanno richiamato il loro vecchio produttore e sono usciti con questo disco che vuole essere una sorta di American Idiot 2 mischiato con Dookie. Quindi non è un'opera rock come era American Idiot, è un album di canzoni, però diciamo che è al loro meglio perché è un disco ben prodotto, dal punto di vista è un disco che si ascolta bene dall'inizio alla fine, fatto alla loro maniera, ma che ricalca, e ci sono delle singole canzoni che hanno proprio dei richiami ben precisi, no? Ricalca proprio in maniera chirurgica e precisa quei due dischi lì. E magari uno può dire, vabbè, però te sei malizioso, vorresti sempre delle cose nuove e se loro quello sanno fare e lo sanno fare bene, è giusto che facciano quello, e per carità. E quindi uno dice, può anche essere un'impressione, quello è il loro genere, è giusto che loro facciano quello, e infatti il disco tra l'altro sta piacendo tantissimo, è primo nel Regno Unito, cioè, vedo che sta facendo le cifre spaventose, anche i concerti, no? Però quando vai a vedere quello che faranno in tour, ecco, pare che faranno in tour, e questa è la cosa paradossale,
faranno dei concerti in cui suoneranno per intero, l'album Dookie e l'album American Idiot. Cioè, tu esci con un album nuovo e anziché fare per intero o presentare l'album nuovo, tu fai per intero i dischi vecchi. E allora a quel punto lì ho fatto 2+2, No, allora, ma qual è secondo te la scelta? Voglio di tornare lì. Ah, certo, perché magari il cavallo vincente non cambi, no? E quindi ciò non toglie, ripeto, disco piacevole, ci sono anche delle cose un po' evolute come... Scusa, tu hai detto adesso, no? Presentano l'intero album nuovo, no? Ma presentare l'intero l'album nuovo non è darsi anche un po' in maniera tafazziana lì dove non batte il sole, perché sennò poi dove dai la possibilità alla gente di ascoltare il resto? Sì, ma infatti ti stavo dicendo che suoneranno per intero Dookie del 94, American Idiot del 2004 e suoneranno dei pezzi dell'ultimo disco. Cioè, alcuni questo... pezzi, ah, ok, perché sennò sì, poi alla fine è come svelare tutto in anteprima. Quanto il loro pubblico probabilmente vuole questo, primo, e secondo, probabilmente, come dire... quello lì è il loro mondo. Cioè, l'impressione mia è che i dischi precedenti non sono andati molto bene, quello che ha fatto nel 2020, e quindi, come dire, approfittiamo dei due anniversari per tornare esattamente così. Ecco, questo è un po' la... E quindi, per carità, ci sono dei dischi a traino. I dischi a traino. In cui qualche cosa sta succedendo a livello anche nell'ambito cosiddetto post-punk, ad esempio nel Regno Unito. Loro, vabbè, sono americani, però nel Regno Unito stanno venendo fuori, ci sono delle cose forti, ci sono gli Idols, i Fontaine's DC, ci sono dei gruppi che in questo momento stanno andando molto forti, c'è un risveglio, no? Se vogliamo, anche di quel genere lì. Probabilmente, ecco, come ho detto, loro hanno fatto questa scelta, e questa scelta molto netta, perché, come hai detto tu, squadra probabilmente vincente non si cambia. Ecco, questa è un po' la... Senti, qual è una delle tracce che ti senti di consigliare in questo nuovo album? Beh, c'è una che si chiama Dilemma o Dilemma, è appunto pronunciato all'americana, dove lui parla, diciamo, dei problemi che ha avuto, e quindi diciamo che è la traccia forse più confidenziale, se vogliamo. Poi c'è Father to a Son, diciamo che la parte più personale è la parte che va meno dietro agli slogan, perché anche l'impressione mia che quello che avevano detto nel 2004 per American Idiot, che allora c'era Bush, adesso ovviamente ci sono altri protagonisti, ma non è che le cose siano cambiate tantissimo. Diciamo che, ecco, se noi vogliamo fare una riflessione, poi ripeto, sono molto amati, però se uno, soprattutto mi rivolgo ai giovani, no? E che magari pensano che il punk siano i Green Day, ecco, fatevi un po' di ricerca e sappiate, insomma, che se andate nel 76, ad esempio, no? Il 76 è l'anno nel quale è stato certificato il punk, no? C'era un club di New York che si chiamava CBGB, è stato l'anno dei Ramones e l'anno in cui è stato certificato quella parola lì, ma però c'erano anche altri gruppi ed artisti prima che erano punk senza sapere di esserlo, perché il padre del punk è Iggy Pop e i suoi Stooges, no? E quel gruppo lì, che all'epoca non ebbe un grosso successo, ha fatto delle cose che erano talmente avanti, perché appunto proponevano questo modo scarno, brutale, però molto ironico, di analizzare la realtà. Lo facevano con poche parole e lì ti dimostravano che tu, anche senza fare delle canzoni complicate, con tanti accordi, bastava che tu pungessi nel modo giusto, riuscivi a essere fuori dagli schemi, perché il punk è un po' questo, è una cultura, è l'essere non banali, è l'essere, come dire, riuscire a fare quella satira magari sporca, è vero, magari un po' maleducata, però sotto sotto intelligente. E quindi quello che, come non so, punk, ma non sapevano di esserlo, gli Who di My Generation, che erano ancora gli anni 60, no? Un pezzo che
si chiudeva con delle chitarre assurde, distortissime, con gran casino, cioè, che era una roba che nel 65 era rivoltante, cioè, Sai era cosa mi hai incredibile. fatto venire in mente? Il flash di quando Ritorno al futuro, no? Sì. Quando lui prende la chitarra elettrica negli anni 60, Bravo. Questa salvo. musica piacerà ai vostri figli, è Sì, così. tra l'altro, era talmente avanti che gli altri si sono floccati subito a fermarsi perché non capivano cosa stesse suonando con degli assoli di chitarra. Sì, insomma, più o meno la stessa cosa. Beh, nascono degli artisti fuori. Diciamo, non fuori contesto, fuori in un tempo totalmente diverso da quello che è quello più consono, no? Solo che però poi alla fine rimangono alla memoria, rimangono alla storia, vengono santificati dopo. E infatti, e per fortuna è ancora in vita, lo stesso Iggy Pop, che non tanto tempo fa ha fatto un album dove ancora ha tante cose da dire, ed ha una certa età Iggy Pop ormai, eh? Ah È beh, ultra certo. settantenne e ancora veramente picchia in testa a chiunque, quindi per dire, quindi... Guarda, a proposito di musica, apriamo proprio direttamente, giusto una breve parentesi televisiva, cinematografica soprattutto. L'altra sera è andato in re sulle reti, in televisione hanno dato Bohemian Rhapsody, no? Sì. Che io l'avrò già visto almeno due o tre volte, e tutte le volte fa capire effettivamente che cosa c'è dietro a un progetto discografico, no? L'isolamento. No, non c'è granché di vero in quel film, nel senso è bellissima la scena di Wembley, dove insomma lì è stata girata, è stata fatta in una Ma che maniera io incredibile. sappia, credo che sia stato prestato il palco, non mi ricordo a quale gruppo musicale in quel momento si stava esibendo, eh. Forse, Sai credo i che non me lo Coldplay, ricordo? credo. Non me lo ricordo, no, è bellissimo, però peccato che quel film racconta purtroppo delle falsità incredibili, nel senso che purtroppo non è molte cose che sono raccontate non sono vere, cioè no, non è vero che hanno chiesto ai Queen di rimettersi insieme per i Live Aid, insomma ci sono un po' di cose che sono assolutamente inventate, ma Beh, certo, l'hanno poi d'altronde... romanzato. È stato prodotto da Brian May e da un altro Queen, quindi hanno come dire, sì, un conto è romanzare, un conto è ribaltare completamente la cosa. Cioè, i Queen hanno avuto nei Live Aid un rilancio, ma erano loro in quel momento lì messi in discussione da una parte dell'ambiente musicale. Lì invece è il contrario, lì invece viene raccontato che gli chiedono di riformarsi, no? Quindi proprio è proprio il contrario totale. Però, insomma, sì, la scena di Wembley lì è talmente. Hai visto? Non so se hai visto su YouTube che hanno confrontato le due, l'esibizione originale e l'esibizione del film, quanto è stata fatta bene, perché ci sono dei momenti che sono sovrapponibili, eh? Cioè, hanno fatto una roba incredibile. No, ti dico, l'avrò visto già penso tre volte almeno e tutte e tre le volte francamente è sempre particolare soprattutto per oggi pensare che quella patologia, quella malattia lì è curabile, no? Quanta gente si sarebbe potuta salvare se la scienza avesse galoppato molto più velocemente rispetto a quello che era. È anche vero che erano gli È anni in cui, un po' stato un come quello che lampo. abbiamo vissuto con la pandemia poi, eh. È stato un lampo perché in realtà è stato un arco di pochissimi anni in cui l'AIDS ovviamente era una cosa nuova e sconosciuta, quindi come Freddie Mercury, tanti altri se ne sono andati, quindi quello è. Sì, e non smettiamo, anzi, mi hai dato l'assist, non smettiamo mai di abbassare l'attenzione, soprattutto con determinate situazioni nei rapporti, quello lo devo ripetere perché non è Non che se ne l'AIDS è parla mai, è sparita, vero? Se ne non è che è parla sparita perché non pochissimo. se ne parla, ma le precauzioni devono essere sempre comunque all'ordine del giorno. Assolutamente.
E dopo aver chiuso con Medicina 33, senti, mi torniamo. ricordo a proposito di Revival, la famosa pubblicità con l'alone viola, Sì, che è è una vero, è vero. roba che a Senti. vederla adesso è di un agghiacciante, ma di un brutto Sì. che. Allora, adesso siamo ormai abbiamo concluso con i nostri argomenti. Fabio, come al solito, ricorda i tuoi appuntamenti su Radio Budrio. Il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, Radio Budrio, noi di sabato, le nostre 2 ore di ricreazione con interviste musicali e tantissime sorprese, quindi vi aspetto. Grazie ancora Fabio e ti aspetto anch'io la prossima settimana con un nuovo approfondimento musicale. Buona musica a tutti! C'è una sigla, la sigla finita così. Mi è sembrata un po' finita all'improvviso.